Non si tratta di proibizionismo. Né di una semplice campagna di sensibilizzazione. Vorremmo cambiare la mentalità di tutti, non soltanto dei giovani. Ma divertirsi non significa rischiare la vita. Siamo qui al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci per intervistare i ragazzi e sentire cosa ne pensano della nostra campagna e del problema dell'alcol in generale. Andiamo! Ciao, sai che cos'è questo? No. Ah, questo è un etilometro e te praticamente lo usi per misurare il tasso alcolico del sangue. Te lo useresti? Se necessario, sì. Senti, te sai che cos'è questo? Non è un altro bicchiere di birra? No. Non ho idea di che cosa sia. Non lo so. Questo no. No. No, non ne ho la più pallida idea. No, sinceramente. È un etilometro. Un test per il tasso alcolico. Te lo useresti? Sicuramente sì, anche perché è da poco che ho preso la patente, quindi mi potrebbe essere utile nei casi in cui non sono sicuro di poter guidare. Senza dubbio è uno strumento utile, soprattutto di questi tempi nei quali vige una legge sul tasso alcolemico abbastanza ferrea e rigida, quindi può essere senza dubbio d'aiuto, soprattutto per noi ragazzi che il sabato sera piace divertirci. Ma indubbiamente io sono nella filosofia che prima di guidare non bevo mai, però quando bevo, bevo tanto e quindi penso di non aver bisogno dell'etilometro comunque. Beh sì, ovviamente magari quando vado tipo a ballare, se ho la macchina è chiaro che userei questo per insomma, sapere quanto è il mio tasso alcolico. Sì. Ma anche per la sicurezza comunque degli altri soprattutto, ma soprattutto per noi stessi in primis. Sì, cioè se dovessi guidare penso che un minimo prima lo utilizzerei per controllare il tasso alcolico, sicuramente. Beh, sì, probabilmente se dovessi guidare prima di mettermi alla guida lo userei. Ma secondo te quanto è importante l'alcol per una buona riuscita nella serata? Ma dipende sia dallo stato, cioè dallo stato emotivo della persona, però in generale che dà una buona mano l'alcol per far decollare la serata. È importante se uno si vuole divertire veramente, però ovviamente nei limiti. Zero, per niente. Non ho mai bevuto la sera e quindi penso che bere, anzi, sia controproducente per la buona riuscita della serata. No, penso sia inutile, anche se poi in realtà i giovani bevono quasi tutti, poi insomma anch'io quando esco, ma non penso sia indispensabile per il divertimento. Parlo secondo una mia esperienza personale, io non ho quasi mai bevuto, anche perché da quando sono piccolo che guido il motorino e quindi mia mamma mi ha sempre detto di non bere e io ho sempre rispettato anche per la mia salute. Ma sicuramente dipende dal tipo di serata, tipo per una serata tra gli amici penso comunque la componente alcolica insomma ci voglia, però in generale non penso che l'alcol sia strettamente necessario per divertirsi, aiuta ma non è fondamentale. Ma assolutamente da 1 a 10 darei 0 assolutamente, perché non penso si basi sull'alcol una riuscita di una serata, più su stare con gli amici e divertirsi. Abbastanza Vabbè, no, dipende se, non so, dipende dal tipo di serata. Diciamo che a seconda del tipo di serata può essere comunque un modo per divertirsi di più, ma non è essenziale, certamente. E secondo te quanto bisogna bere prima di non essere più abile a guidare? Ma secondo me per guidare uno non deve bere niente, massimo un bicchiere di birra, ma ognuno poi sa per sé. Io non bevo mai niente prima di guidare, guido il motorino, non bevo mai niente prima. Io personalmente ho avuto diverse esperienze in cui ho bevuto parecchio, però sono stato capace di guidare. È chiaro che il livello di rischio si alza notevolmente. Penso che due bevute siano il limite, perché poi inizia a diventare difficoltoso. Questo dipende anche dal tipo di persona, di tollerare la quantità alcolica nel sangue, quindi uno dovrebbe anche cercare di regolarti per questo. Probabilmente questa cosa varia da persona a persona, io con un bicchiere di vino probabilmente sarei eccessivamente brillo per guidare. Dipende, molte persone poco, anche tipo io. Già tipo dopo tre birre c'è gente che non si regge già in piedi delle volte.
Da quello che so, basta molto poco per raggiungere un tasso alcolico abbastanza alto da variare, diciamo, quelle che sono le caratteristiche necessarie per una buona guida, quindi basta molto poco. Secondo me per guidare sarebbe meglio non bere niente, perché è più sicura la cosa. Poi magari c'è anche la legge permette qualcosa, però sarebbe meglio non bere per niente. Beh, dipende da cosa si deve bere prima di tutto, perché magari una birra ce ne vuole un po', tipo 4 o 5, però se uno prende subito un subito alcolico è diverso. Credo che in alcuni casi basta anche un bicchiere, forse anche di meno. Basta poco a fare bella figura, basta poco, basta essere buoni la domenica mattina, basta poco per essere furbi, basta poco, basta pensare che sono tutti deficienti. E d'altronde questa qua, la realtà di questa vita, di questa bella civiltà, così nobile, così antica. Solo un po' ignorante.